Alluvione allo stato d'emergenza è solo per 7 comuni, per il sindaco di Vallefoglia è discriminatorio, per il presidente della provincia si rischia l'isolamento delle aree interne, a Pesaro il comune aggiunge d'urgenza 25.000 euro per i rifacimenti delle spiagge danneggiate dal maltempo. Prendono le ferie e vanno ad aiutare un'azienda romagnola colpita dall'alluvione. Tra poco in collegamento il presidente della Proloco di Fano, Giacomo Grandicelli, e la sua vice Anna Maria Montefusco. Il CB Club Mattei avvia la raccolta dei beni di prima necessità richiesti dal comune di Faenza. Relazioni disfunzionali, amministrazione di sostegno e diritti e doveri delle coppie di fatto. Al via da lunedì 3 incontri gratuiti al Paricentro di Fano. 4 giorni di festival, 53-20, una promozione a livello internazionale. Cooking show, gare di cucina, mostre, laboratori e concerti. Fervono i preparativi per la 21esima edizione del Brudetto Fest. Sarà l'icona degli anni 80, Cristina D'Avena, la madrina del Boomerang Rewind Festival, che torna al Lido di Fano dal 16 al 18 giugno. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha esteso lo stato di emergenza soltanto a 7 comuni delle Marche colpiti dall'alluvione, una decisione che ha deluso molti amministratori locali e regionali. Partiamo dal commento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che è stato intervistato da Marco Lonigro. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabice Mare, Monte Grimano Terme, Pesaro, Sasso Corvaro, Urbino e Monte Labate. Sindaco, anche Pesaro nello stato d'emergenza, una questione che lei ha seguito con molta attenzione in questi giorni. Sì, bene lo stato d'emergenza perché abbiamo avuto tanti danni, abbiamo quantificato in 11 milioni di euro. Quindi bene lo stato d'emergenza, però mancano tanti comuni, hanno fatto dei sopralluoghi solo in alcuni comuni della provincia, ci sono tanti altri comuni che hanno avuto dei danni dove non sono andati a fare i sopralluoghi, quindi bisogna assolutamente allargare, bisogna che la regione mandi la protezione civile a fare i sopralluoghi dove ancora non sono andati, perché ci sono tanti comuni della provincia che come noi hanno subito danni, che hanno il diritto e la necessità di avere lo stato d'emergenza, che è la precondizione poi per avere degli aiuti. Serve una programmazione più rigida sul tema idrico? Io credo che sarà un prima e un dopo questa alluvione dell'Emilia Romagna, diciamo, chiamiamola così, come epicentro, perché i fenomeni meteorologici sono sempre più intensi, sempre più radicali, sempre più frequenti. Abbiamo siccità che durano per mesi e mesi e poi fenomeni che fanno cadere l'acqua in poche ore o in pochi giorni che dovrebbe cadere in un anno. Quindi credo che dovremmo in generale nel nostro paese rivedere alcuni criteri idraulici sugli argini del fiume, sulla pulizia degli invasi, perché è chiaro che dobbiamo prepararci ad un clima che ormai è diventato tropicale. In questi giorni è stato importante il dialogo con Giorgia Meloni? Sì, è importante perché quando ci sono le emergenze non ci devono essere divisioni politiche, siamo tutti italiani, dobbiamo agire nel miglior modo possibile. Solo Pesaro ha avuto 11 milioni di euro di danni, la provincia 25 milioni, insomma facciamo il conto di tutti i comuni della provincia, parliamo di centinaia di milioni di euro, quindi abbiamo bisogno nei prossime settimane di un stanziamento vero che ci consenta di recuperare i danni subiti. Serve un tavolo tecnico serio con la regione per la pulizia dei fossi e dei corsi d'acqua? Sì, decisamente abbiamo avuto la disponibilità sia dell'assessore Aguzzi, che è venuto a far visita alle zone che hanno subito danni, sia del presidente Acquaroli, e la consapevolezza da parte di tutti è che tutti insieme dobbiamo fare squadra per far sì che questo problema, se si dovesse verificare di nuovo e visto le condizioni del tempo, può succedere in ogni mese dell'anno. A questo punto nessuno è in grado di scommettere un centesimo sulle previsioni meteo. Bisogna fare un lavoro serio, soprattutto sui fossili, che sono quelli che nella settimana scorsa hanno causato i danni maggiori, mentre il fiume Foglia ha tenuto perché il consorzio di bonifica ha fatto un eccellente lavoro rispetto agli argini e ha gestito molto bene la diga di Mercatale.
i fossi invece sono andati in sofferenza. Questo l'abbiamo verificato perché ci sono stati allagamenti che si sono sviluppati in un'ora e l'acqua è rientrata nell'ora successiva, quindi chiaramente il fiume ha ricevuto, i fossi hanno fatto danni e dovremo, ripeto, metterci insieme e capire che tipo di lavoro fare. D'altra parte il Comune di Pesaro cerca di fronteggiare i danni provocati alle spiagge. L'assessore Pozzi ha annunciato ulteriori 25.000 euro per il ripascimento. Il Comune scende in campo per offrire un sostegno importante ai gestori delle spiagge. Sì, in questi giorni sono in corso i lavori di ripascimento, quindi di riporto della sabbia di fronte ai litorali pesaresi. Un intervento questo da 149.000 euro, 119.000 dei quali con un contributo della Regione Marche, 30 con una compartecipazione di risorse del Comune di Pesaro. E rispetto alla situazione, al maltempo, alle condizioni meteo particolarmente avverse, alle mareggiate, così come l'alluvione ha reso in alcune tratti del litorale le condizioni ancora più difficili. Quindi abbiamo, ringrazio su questo l'assessore al bilancio Andrea Nobili, fatto un ulteriore stanziamento, stiamo procedendo in questi giorni di emergenza, diciamo, di ulteriori 25.000 euro che possa garantire un intervento migliore in quelle zone che in qualche modo sono state anche intoccate dai danni dell'alluvione e dalle mareggiate, quindi in particolare nella fossa del Genica e in altre zone del litorale pesaro. E sul provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri è intervenuto anche il presidente della provincia Giuseppe Paolini, che si è detto del tutto insoddisfatto. I danni sul territorio, ha spiegato, oltre agli allagamenti, si sono registrati per gran parte nell'entroterra. Abbiamo 76 strade provinciali franate, ha aggiunto il presidente, con esondazioni, smottamenti, cedimenti delle carreggiate. Servono 25 milioni. Ci chiediamo come facciamo a sistemarle, se arriva un contributo di 4 milioni per 7 comuni in tutto. Rischiamo l'isolamento nelle aree interne. In queste ore, ha concluso, ho parlato con molti sindaci e c'è grande preoccupazione. Una dura nota di protesta, ad esempio, è arrivata dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Quattro briciole discriminatorie, ha commentato il sindaco. Nessun risarcimento né a Vallefoglia né ai comuni confinanti, benché i danni siano stati ingenti e onerosi sia per le amministrazioni comunali sia per i cittadini. Numerose le frane che hanno interessato il territorio, ad iniziare da quella di Ponte Vecchio, dove a seguito dell'esondazione del fiume Foglia siamo stati costretti a chiudere la strada, per non menzionare le altre frane, le strade comunali danneggiate e i due fossi che attraversano l'abitato di Montecchio, i quali necessitano di interventi urgenti e strutturali con un investimento di circa 3 milioni di euro. Nonostante ciò, ha concluso Ucchielli, Vallefoglia non è stato incluso nell'elenco dei comuni interessati da risarcimento e per questo esprimo il mio più profondo rammarico e dispiacere per la discriminazione che è stata attuata. In questi giorni si è messa in moto una grande macchina della solidarietà per aiutare non solo le zone del pesarese più colpite ma anche quelle dell'Emilia-Romagna. Da ieri si trovano a Forlì il presidente della Proloco di Fano Giacomo Grandicelli e la sua vice Anna Maria Montefusco, che hanno preso alcuni giorni di ferie per andare in soccorso alla popolazione, in particolare a un'azienda romagnola. Li vedo qua collegati, buonasera Anna, intanto vi chiedo dove vi trovate e che cosa vi ha spinto a partire? Ciao, buonasera a tutti, siamo a Forlì e cosa ci ha spinto? Vedere tutte quelle immagini del disastro che è qui, ma in tutto nel territorio dell'Emilia, e ho iniziato a seguire le comunicazioni del vice sindaco di Forlì, che comunicava puntualmente dove arrivavano i mezzi pesanti di soccorso per pulire, e lì con Giacomo ci siamo detti andiamo a dare una mano, ma non ci aspettavamo così tanto lavoro da fare. Siamo giunti per caso in un'azienda e ci siamo messi a pulire. Ecco, che cosa produceva l'azienda e quanti danni hanno subito? L'azienda si chiama Promotec ed è specializzata in armadietti particolari, quelli che noi vediamo nei centri commerciali, quelli che vediamo nelle palestre, quelli di sicurezza. E tantissimo materiale già pronto per la spedizione, imballato, è stato sommerso dal fango, e tutti i macchinari per la produzione, ma è molto presto per quantificare i danni
però si aggirano circa, diceva, oltre i 500.000 euro, perché anche gli automezzi, i camion, i muletti, tutto ciò è stato sommerso dal fango, oltre un metro di fango, ed è veramente tanta tanta roba. A proposito di fango, Giacomo, so che avete consegnato alla gente materiale vario per la pulizia. Sì, noi come Prolocal abbiamo deciso di fare una piccola donazione comprando beni di prima necessità. E praticamente il primo giorno ci siamo messi a distribuire alle aziende che abbiamo trovato qui sul posto tutti i beni che avevamo, in maniera tale da potergli dare una mano. Poi chiaramente abbiamo deciso di fermarci alla Promotech, ma ne abbiamo presa una a caso, perché comunque qui tutti avevano bisogno per dare una mano e per sistemare un po' quello che si poteva sistemare. Insomma, tanta solidarietà, ma anche tanta voglia di ripartire. Ho visto anche una foto in cui mangiavate in compagnia. Sì, infatti oltre che abbiamo dato una mano, ci hanno anche invitato a pranzo. Infatti abbiamo poi contribuito portando un po' di fanesità qui a Forlì, ovvero la Moretta, che chiaramente non conoscevano e gliel'abbiamo fatta conoscere. Ed è piaciuta? Anche era un modo per... Molto, molto, è piaciuta molto. E hanno detto che verranno poi a Fano per provarla in prima persona. Quindi al di là di questo abbiamo cercato di creare una solidarietà e di creare comunque una certa sinergia, visto e considerato che eravamo qui tutti per lo stesso motivo, ovvero dare una mano ed aiutarli. Visto che state vivendo in prima persona l'emergenza, quali sono le necessità? Guarda, le necessità più importanti sono la forza lavoro, perché stranamente noi abbiamo avuto anche la possibilità di dare una mano a Cantiano quando c'è stata l'alluvione. Lì era un attimino una situazione un pochettino più complicata, dove mancavano anche attrezzature e quant'altro. Qui fortunatamente le attrezzature di primo soccorso le hanno, perché fortunatamente ci sono, però quello che manca è la forza lavoro, quindi la cosa importante è che molte persone vengano qui a dare una mano e contribuire con del loro tempo per liberare queste zone dal fango e per permettere a queste persone di ripartire. Anche semplicemente lavando le cose, perché sono aziende che hanno anche dei pezzi molto piccoli e quindi vanno lavati con acqua, quindi cioè proprio lavare tutto quello che può essere salvato. Complimenti veramente per queste vostre azioni lodevoli e buon lavoro a tutti. Grazie mille. Un saluto a tutti. Un saluto. Grazie a voi per il collegamento. E, invece, nelle zone di Faenza continuano a operare i volontari del CB Club Mattei di Fano. Proprio oggi al presidente Saverio Olivi è arrivata una mail da parte dell'assessore al welfare Davide Agresti, che ha scritto: a nome mio e del sindaco di Faenza Massimo Isola esprimo il più sentito ringraziamento a tutta la vostra organizzazione. I giorni dolorosi che sta affrontando la nostra città sono suffragati dalla vostra sensibilità e vicinanza. Oltre ai ringraziamenti, l'assessore ha indicato un link riferito al sito comunale in cui è possibile trovare l'elenco di beni necessari come generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l'igiene della persona, power bank, prodotti per la pulizia e lo sgombero. Questi beni possono essere consegnati tutti i giorni nella sede del CB Club Mattei al Codma di Rosciano a Fano. L'associazione poi provvederà a consegnarli al Comune di Faenza. Il Comune di Fano ha attivato una casella di posta elettronica per poter ricevere da parte di cittadini e imprese le segnalazioni con il materiale fotografico ed eventuali fatture ricevute relative ai danni subiti durante l'emergenza maltempo del maggio scorso, di questo maggio. Insomma, le segnalazioni che vanno inviate a maltempo.maggio.2023@comune.fano.pu.it saranno prese in considerazione dal Comune e inviate alla Regione Marche per l'eventuale risarcimento danni. La casella di posta elettronica sarà attiva fino al prossimo 10 giugno. Lunedì 29 maggio, cambiamo argomento, al Paricentro di Fano si terrà il primo dei tre incontri gratuiti dedicati rispettivamente alle relazioni disfunzionali, all'amministrazione di sostegno e ai diritti e ai doveri delle coppie di fatto. Sentiamo. È un ciclo di tre appuntamenti di carattere informativo e divulgativo sulla materia legale, offerto, organizzato, proposto e anche condotto dalle nostre avvocate, che ricordo sono le Avvocate di Diritti al Centro, che è un'associazione nata ormai un paio di anni fa proprio per servire, diciamo, offrire lo sportello di prima consulenza legale gratuita qui al Paricentro. Voglio cogliere l'occasione
l'occasione per ringraziarle. Sono partite da 4-5 avvocate, sono arrivate a 9. Ricordo che il loro impegno è un impegno volontario e gratuito, e questo è il primo sportello, quello di carattere appunto di consulenza legale gratuita, aperto al Paricentro. Quindi abbiamo aperto, inaugurato con questa attività. Oltre a fare un servizio di consulenza gratuita all'interno del Paricentro tutti i lunedì pomeriggi, abbiamo voluto anche organizzare questi incontri a titolo informativo. E sono tre incontri con delle tematiche secondo noi molto importanti. La prima, che riguarda le relazioni disfunzionali, che avremo lunedì 29 maggio alle 18 presso il Paricentro, con il compito di far capire ai cittadini quelli che possono essere i segnali di pericolo, sia in ambito di una coppia ma anche in ambito lavorativo, in ambito di vicinato, quindi che possono comunque dare e mettere in allarme le persone su quelle che possono essere le disfunzionalità. Poi il secondo incontro, secondo me altrettanto importante, che ho pensato proprio a tutela in modo particolare degli anziani, ma non solo, soprattutto le persone che hanno delle difficoltà fisiche o anche intellettuali, anche appunto di intelletto, che è l'amministrazione di sostegno, perché sono gli elementi costitutivi di questo tipo di istituto, ci accorgiamo che è di grande utilità e non diciamo riduce quelle che sono le capacità di intendere e di volere o anche i poteri del sindaco. Poi abbiamo l'ultimo, che secondo me è importantissimo, che sono tutti quelli che sono i diritti e doveri in una relazione, in una coppia di fatto, e che abbraccia coppie di ogni genere e sesso, e quindi anche i diritti che abbiamo nei confronti del nostro compagno o della nostra compagna, in relazione a quelli che sono tutti gli istituti, dall'affitto a in casi di necessità, quindi ad esempio in caso di malattia, che diritto ha il compagno di poter intervenire e decidere sulle persone, sui diritti a livello anche pensionistico, eccetera. Quindi volevamo dare proprio un'informazione, un aiuto per poter superare in determinati casi questo tipo di situazioni ed eventi. Ancora cronaca, una bombola esplosa in un'azienda di lavorazione metalli a Schieppe di Orciano, in via Bagnara, nel comune di Terre Roveresche, provocando il ferimento di un operaio. L'uomo, che avrebbe riportato lesioni gravi agli arti inferiori, è stato portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri, l'ispettorato del lavoro e i vigili del fuoco di Pesaro, che hanno collaborato con il personale del 118. Ci spostiamo a Frontone, dove dal 15 maggio è attiva la POTES con ambulanza, autista, soccorritore e più un altro soccorritore H24 a bordo. Un servizio fondamentale per tutto il territorio, ha spiegato Romeo Magnoni, direttore del distretto di Urbino. La POTES è infatti prevista dal piano regionale dell'emergenza sanitaria, ma sono state diverse le criticità che ne avevano impedito fino ad oggi l'attivazione. Un ringraziamento va in particolare al comune di Frontone, ha detto, che ha messo a disposizione i locali poi ristrutturati, e ai nostri operatori che si sono messi a disposizione per garantire un'attività fondamentale di emergenza. L'ambulanza coprirà un bacino di utenza di circa 25.000 abitanti. Ora apriamo la pagina degli eventi e iniziamo dal Bordetto Fest, che è stato anticipato al mese di giugno. Il festival è organizzato dalla Confesercenti per promuovere la città di Fanno a livello turistico, ma anche per incentivare il consumo del buon pesce dell'Adriatico e sostenere il settore della ristorazione. È la prima grande manifestazione che apre la stagione turistica fanese. Il servizio di Massimo Foghetti. Un programma degno delle grandi manifestazioni di tipo gastronomico è quello che caratterizza la 21ª edizione del Brodetto Fest, che si svolgerà sul lungomare del Lido a Fano nei giorni dall'1 al 4 giugno prossimo. Come in un buon piatto, gli ingredienti ci sono tutti, chef stellati come Giuseppe Mancino di Viareggio, Francesca Morsetti e Giorgione, personaggi televisivi di grande notorietà come Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom, il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio, l'esploratore Alex Bellini, e anche cantanti come Claudio Morosi, il fanese concorrente finalista a The Voice Senior, che si esibirà sul palco centrale con la band diretta dal maestro Dino Gnassi, arrangiatore del Maurizio Costanzo Show. E poi cooking show, talk show, gare di cucina, laboratori, degustazioni, spazio per bambini e soprattutto lui, Sua Maestà il Brodetto,
il piatto che sta costituendo un'immagine simbolo della Regione Marche. L'evento è stato presentato dalla Confesercenti con la partecipazione dell'onorevole Mirko Carloni, dell'assessore regionale alla pesca e all'alimentazione Andrea Maria Antonini, dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli, da Tommaso Di Sante in rappresentanza della Camera di Commercio e da Pier Stefano Fiorelli e Matteo Radicchi, rispettivamente direttore provinciale e responsabile fanese dell'associazione di categoria. Abbiamo collocato il festival in un periodo dell'anno dove c'è una più reperibilità e c'è una maggior disponibilità di pescato fresco. Dalle 1500 porzioni di pesce che abbiamo prodotto lo scorso anno, i nostri marinai quest'anno passeranno, raddoppieranno a 3000 porzioni, perciò ecco, ci sarà una maggiore disponibilità e in quei 4 giorni chiaramente poi stiamo parlando di oltre 50 eventi in 4 giorni. Quest'anno si è lanciata anche una visibilità di carattere internazionale. Gli obiettivi che ci siamo sempre prefissati negli anni li abbiamo sempre raggiunti tutti, da quello nel riportare la zuppa di pesce nei menù di tutti i ristoranti del territorio fino a rendere questa zuppa identificativa del nostro territorio. Cioè oggi in Italia quando si parla di brodetto, quando si parla di zuppa di pesce viene in mente Fano e la Regione Marche. Oggi abbiamo un altro compito, quello di rendere internazionale la zuppa di pesce e che Fano e le Marche diventino il polo gastronomico delle zuppe di pesce internazionali. Il Brodetto Fest apre sostanzialmente le iniziative di carattere turistico per la prossima estate. Sì, il nostro obiettivo è anticipare sempre di più i tempi perché arriviamo nel periodo di giugno dove obiettivamente in questo anno, insomma già da questo mese c'è una bella presenza di turisti nella nostra città, ma abbiamo bisogno di destagionalizzare sempre di più. L'enogastronomia così come la cultura ci aiuta, è per questo che stiamo portando avanti progetti importanti come lo è ad esempio Fano Gastronomica, è per questo che siamo andati a Londra, a Bruxelles a presentare questo progetto. È per questo che insomma dobbiamo pensare ad una crescita data da una strategia portata avanti dall'amministrazione con la collaborazione dei grandi eventi della città come lo è il Brodetto Fest e anche con la grande collaborazione degli operatori. Sarà Cristina D'Avena, la madrina del Boomerang Rewind Festival che torna al Lido di Fano dal 16 al 18 giugno. Sentiamo le anticipazioni dell'evento nel servizio di Matteo Del Vecchio. Un artista evergreen che da oltre 40 anni fa cantare e ballare con quella dose di leggerezza che accomuna bambini, adolescenti ed adulti. Sarà Cristina D'Avena, icona della TV anni 80 e 90, non solo per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati, la madrina del Boomerang Rewind Festival, evento che torna quest'anno dopo le migliaia di presenze del 2022 e che, come dice il titolo stesso, ripercorre le tappe dei favolosi anni 80 e 90. Un tuffo indietro nel tempo tra sport, film, cantanti e concerti che hanno segnato un'epoca che sarà tenuto a battesimo proprio da chi di quegli anni è un simbolo, Cristina D'Avena, che sarà sul palco centrale del Lido venerdì 16 giugno per il taglio del nastro. L'evento, forte del successo dello scorso anno, in questa edizione ha arricchito ancora di più il programma, aumentando le location degli eventi e le giornate, che passano da 2 a 3. La manifestazione, in programma dal 16 al 18 giugno, si snoderà su tutto il lungomare Simonetti fino ad arrivare a nord, alla zona Arzilla, e a sud, in zona Porto, con decine di postazioni dove saranno coinvolti giovani e meno giovani. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale On Stage, rientra nel programma della 29esima Festa della Musica Europea, cui anche quest'anno ha aderito il Comune di Fano, che fin da subito ha creduto nel Boomerang Rewind Festival 80-90, che da scommessa suggestiva nel 2022 si prepara ad essere una bellissima conferma nel 2023. È stato un fine settimana caratterizzato dalla voglia di ripartenza, quello che da venerdì a domenica scorsi ha fatto trascorrere a numerosi visitatori 3 giornate all'insegna della storia, della natura e delle tradizioni in occasione della 23esima edizione della Festa della Pipa di Cagli. Cristiana Guerra. È un evento con...
completamente rinnovato, dedicato ai collezionisti dell'artigianato artistico e della cultura del bello. Si tratta della Festa della Pipa, giunta alla sua 23esima edizione, svoltasi nel fine settimana a Cagli, grazie all'idea di un artigiano del luogo, in arte Don Carlos. Protagonisti della manifestazione i maestri pipai, in grado di creare oggetti unici, di fronte ai quali non si può non rimanere affascinati e incuriositi per la ricercatezza dei dettagli e la tradizionale capacità di lavorazione della radica e della terracotta. Organizzatore della Kermesse, il Pipa Club Italia, insieme all'amministrazione comunale, la Regione Marche e la Confartigianato, che ha fatto rivivere momenti di benessere e condivisione per un vero e proprio stile di vita. Domenica mattina la giornata clou, con 50 persone che hanno dato il via alla gara di fumo lento. Alle 11 le pipe si accenderanno, avremo esattamente 5 minuti per caricare, un minuto per accendere con soli due fiammiferi e vince chi tiene la pipa accesa più a lungo possibile. Il Guinness del primato da superare quest'anno qual è? È sempre quello di ogni anno, imbattuto, 3 ore, 33 minuti. Abbiamo presente anche Gianfranco Ruscalla, è il nostro italianissimo campione del mondo, ma soprattutto record internazionale di lento fumo presente, che greggerà. Dislocati lungo il centro storico, stand con possibilità di degustazioni, produttori di pipe, slow food e musica per soddisfare tutti i gusti. Una grande opportunità per dare visibilità alle imprese e incrementare l'attività turistica che ha fatto trascorrere un fine settimana immerso tra storia, arte e natura. Un bilancio che ci fa ben sperare di aver intrapreso la strada giusta. Abbiamo riportato la festa in piazza, abbiamo riportato fuori nelle vie del centro storico tanti personaggi, tante persone, tanti volti nuovi, quindi vuol dire gente da fuori, gente che conosce Cagli, il nostro territorio, qualcuno per la prima volta, insomma, quindi una buona partenza al di là di ogni più rosea aspettativa, e quindi ci dà forza per continuare su questo nuovo abito che abbiamo dato alla festa della 23esima edizione della Festa della Pipa di Cagli. Torniamo a Pesaro perché la biblioteca di Baia Flaminia ha presentato una serie di libri tattili pensati per bambini di età compresa tra 0 e 4 anni con disabilità fisiche e intellettive. Nella giornata di mercoledì 10 maggio, la biblioteca di Baia Flaminia ha presentato una serie di libri tattili realizzati in autonomia e pensati per bambini di età compresa tra 0 e 4 anni con disabilità fisiche e intellettive. Ha proprio vocazione la socialità e l'inclusione a 360 gradi dei suoi lettori e si è spesa sempre per progetti inclusivi e coinvolgenti, e questo a cui siete stati invitati oggi è proprio un progetto che grazie al finanziamento ministeriale abbiamo avuto, progetto che si chiama appunto Lettura per Tutti e che la Biblioteca Braille ha voluto centrare sulla produzione dei libri tattili. Ci siamo impegnati a provare a produrli in casa proprio per aumentare la loro fruibilità, per poter utilizzarli anche con tutti i bambini, perché siamo convinti che la vera integrazione passi proprio dalla condivisione di emozioni e sentimenti condivisi e non quindi relegare questo tipo di libri che chiamiamo speciali in un apposito scaffale. In biblioteca li teniamo in mezzo agli altri perché vogliamo proprio che siano tutti i bambini a goderne ed a utilizzarli insieme con bambini meno fortunati o comunque che hanno disabilità e quindi trovano in questo strumento un motivo di arricchimento e di sensibilizzazione. La serie di libri, obiettivo finale del progetto Biblioteca Tattile per diversamente leggere e ascoltare, diventa così uno strumento di inclusione e rimozione delle barriere cognitive. Nati da un lavoro di oltre un anno e mezzo e realizzati con grande cura nella scelta dei materiali, tutti i libri utilizzano due tipi di alfabeto scrittura, offrono un apparato iconografico tattile e sono dotati di un QR code che potenzia la lettura sensoriale, permettendo di ascoltare il libro letto da una voce narrante e arricchito da suoni e musiche. Importante il ruolo degli studenti del liceo artistico Mengaroni, che hanno offerto un supporto notevole per la realizzazione dei libri tattili. Un riconoscimento grande anche perché in qualità di scuola polo dell'inclusione della regione Marche è per noi un onore aver partecipato a questo progetto, un progetto che si avvicina, no, a coloro che hanno dei bisogni diversi, a coloro che attingono all'arte e alla conoscenza con dei linguaggi alternativi, e quindi per noi poter collaborare è stata veramente un'esperienza molto bella. Ringrazio la professoressa Galeazzi e la classe terza C dell'anno scorso, oggi attualmente quarta C, perché veramente ha lavorato con serietà, con impegno
impegno, con una lettura anche della diversità bella, creativa e che avvicina, no? Fa dialogare coloro che hanno pensieri e anche, no, percorsi e vissuti diversi. Quindi per noi è stato veramente un onore, quindi grazie per l'opportunità a chi veramente ce l'ha offerta. E qui siamo in una location molto bella che espone le opere realizzate dai ragazzi, per noi è un onore, quindi veramente grazie. Pesaro è sempre sensibile a queste iniziative, oggi è un progetto importante. Nella complessità di questo lavoro, vedere tanto tutta la creatività e tutto lo studio che c'è e anche e soprattutto farne ulteriore elemento di racconto e di conoscenza e di cultura. Quindi insomma, pienamente nella missione di una biblioteca che si chiama Braille, non a caso, ma che percorre tutti gli ambiti possibili e anche sempre nuovi, a seconda anche delle sensibilità e delle conoscenze acquisite e anche dell'inclusione. Vi ricordo che lunedì prossimo il sindaco di Fano Massimo Seri sarà nei nostri studi per l'ultima puntata della stagione di Primo Cittadino. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale della Confederazione Italiana Agricoltori dedicato al benessere animale e alla tutela ambientale. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni e vi auguro un buon fine settimana.